minuti della stagione, come il capitano Thomas Lorenzo, come. E questa è la start list dei 3.000 maschili, ultima gara. Gara che chiude un'intensa giornata di atletica leggera, un'intensa giornata qui al 44esimo Rieti Meeting, edizione 2014, e qui siamo di nuovo su Asafa Powell, firma autografi. Il velocista non si sono sottratti ai piccoli fan, questo anche è importante per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda, Stefano, l'atletica. Sì, anche questa doppia premiazione, quindi vedremo. Hanno fatto veramente 200 metri completamente distinti e separati. Questo è un bel 3.000. Abbiamo il campione italiano indoor dei 1.500 e dei 3.000, Abdellah Haidan. E abbiamo Kibiego, un siapista molto giovane e molto promettente. Longo Siwa, terzo a Londra ai Giochi Olimpici nel 2012, sui 5.000 ovviamente. E quindi anche qui una gara impostata dalle lepri che vedremo dove ci porterà. Gara, tra l'altro, quella dei 3.000 che si trova solo in alcuni meeting di atletica, per l'appunto come qui a Rieti, 7,5 giri di pista. E una nutrita concorrenza per questo meeting di Rieti per la vittoria in questa prova, in questi 3.000. Andiamo a vedere chi se gli aggiudicherà. Gli atleti davvero in grado di salire sul podio non mancano. Le migliori prestazioni del 2014, Mdiku, il keniano, 7,31,66. Kielsa, Etiopia, 7,36,28. E poi Farah, Gran Bretagna, 7,36,80 per quanto riguarda questi 3.000. Qui il record italiano, ci fa piacere citarlo, è di Jenny di Napoli, 7,39,54 del lontano 96. Soffriamo un po' nel mezzo fondo. Non è una novità in questi ultimi tempi. Siamo dunque alla conclusione di questo intenso pomeriggio, capace di regalare belle soddisfazioni come questo record di Galvan nei 300 metri, record italiano strappato niente un po' di meno che a Pietro Mennea. Quindi una grande soddisfazione. Abbiamo visto anche il tentativo fallito tre volte sui 2,43 di Bonan Bondarenko nella prova di alto davanti a Barsham e a Prozenko. Intanto ci ha raggiunto qui proprio Matteo Galvan, capace di strappare il record italiano. Il tempo di farlo sedere, di farlo accomodare. Matteo Galvan, 32,01 per lui. Stiamo provvedendo a dotarlo di una cuffia, ovviamente, mentre si sta disputando la prova dei 3.000 metri. Roviglio di fili qui in postazione, ma fra poco potremo sentire le prime impressioni, le prime sensazioni di Matteo Galvan, secondo alle spalle di Karol Zalewski nei 300. Questa misura, abbiamo detto, atipica, 32,01 il tempo di Galvan, che ha migliorato il suo personale, che era di 32,82. Allora, ben trovato e complimentoni non solo da parte mia ma anche da parte di Stefano. Grazie mille. No, voglio dire, togliere un record a Pietro Mennea, intanto questa prima impressione. Eh sì, non è male. No, è bellissimo, sì, mi dispiace solo essere arrivato secondo, ci teniamo a vincere, comunque il record italiano deve essere sempre alla prima posizione in meeting o quel che sia, quindi mi è dispiaciuto quello, però mi aspettavo di andare bene, non così, e quindi lo raccogliamo e lo prendiamo come stimolo per il prossimo anno. Sì, Zalewski è rinvenuto proprio bene negli ultimi metri, comunque hai fatto una gara davvero eccezionale, hai migliorato il tuo personale che era di 32,82, quindi insomma giornata comunque da incorniciare, anche se non è arrivato al primo posto. Sì, sì, esatto, il 300 è gara inusuale, quindi non l'avevo preparata più di tanto, però sono contentissimo insomma di aver fatto. Senti, io ho detto una stagione strana di Matteo, con alti e bassi, questo è sicuramente un picco altissimo, come mai? Guarda, avevo avuto difficoltà non negli allenamenti ma nelle sensazioni della gara durante la stagione.
fino agli italiani. Gli italiani sono riusciti con un passaggio lento in 22 secondi, lento per me, a fare comunque 45 e mezzo, quindi a chiudere bene. Poi gli europei ho sbagliato in batteria e l'ho pagato in semifinale, quindi siamo buttati via la gara lì. E a Rovereto diciamo che lì fine 300 c'ero, poi mi sono perso un po', insomma lì mancavano magari un po' di stimoli, che ne so, colpa mia anche che magari venivo dalla vittoria dell'anno scorso, quindi che ne so, avevo pochi stimoli. Qui invece ci teniamo perché comunque quella è la mia seconda casa. Comunque da lì sono partito molte volte durante l'allenamento, quindi l'ho vista come fosse un allenamento, l'ultima prova della stagione, quindi ho dato tutto e sono riuscito comunque a fare. Senti, descrivimi questo 300 metri, come sei andato via? Guarda, l'idea era comunque di partire forte, passare sotto i 21. Ma tipo un 200, tipo un 4? Sì, l'idea era quella. Ovviamente un po' controllato i primi 50 metri, però dopo nel lanciato fare come fosse un 200 e poi arrivare come si arrivava, l'importante. Bravo, hai girato rotondo fino alla fine. Sì, bravo, bravo. Qui intanto il pubblico a Rieti, ecco, come diceva Manuela, la Manuela moglie Mennea, di sì. Mennea, ovviamente, che ha assistito a questa gara, Manuela Olivieri in Mennea, avvocatessa che sposò l'uomo di Barletta nel 1996, dunque un applauso importante quello che ti è arrivato qui dalle tribune di questa tua seconda casa, come dicevi, da quando sei rientrato dalla Florida. Sì, che sì. Indicazione hai tratto da questa stagione? Beh, sicuramente di cercare sempre gli stimoli adatti a me sia in allenamento che in gara, quindi il concetto sarà dell'anno prossimo, sarà cercare nuovi stimoli anche all'estero, seguito ovviamente da Chiara e da tutto il gruppo con cui mi alleno, cercare di lavorare con qualcun altro estero ovviamente e trovarsi all'estero, insomma, al caldo, quindi lavorare bene insieme e soprattutto trovare le gare giuste in cui trovi la motivazione di far bene, qualsiasi essa sia, nel senso in qualsiasi parte della stagione, qualsiasi sia l'obiettivo. Senti, adesso facciamo inserire i 300 nel programma olimpico. magari, anche se lì, vabbè, di certo ne mancano molti che non hanno corso oggi, però sicuramente magari potrei dare di più la mia che nei 400 per quest'anno. Che fai adesso? No, adesso basta, volo prenotato per martedì, nella vacanza, basta. Meritata vacanza, sì, dunque. Sì, sì. Grazie a Matteo. Bravo, Galvani. Grazie a voi. Tanti questa era la Natalia Viatkina. Nella prova di salto triplo al femminile, qui invece siamo sui 3000 maschili, Iguder, Abdelhadi Iguder, Marocco davanti alla Lang Kenya e Longo Siva, Thomas Longo Siva Kenya, eccolo qui la Lang passa, poi Longo Siva, eccolo qui con la maglietta arancio e davanti Iguder, Abdelhadi Iguder, Marocco. Quindi sono loro intanto a guidare, ultimo giro per quanto riguarda questi 3000 metri. Dallo stadio di Rieti, meeting edizione 2014, la numero 44. Iguider contro Longo Siva. Ultimo giro, siamo ai 2.50. Grande prova, assolutamente. Meeting di Rieti che si è aperto ieri con il lancio del martello sull'ottavo, il nostro Nicola Vizzoni. Qui siamo invece, attenzione all'attacco, Longo Siva, dunque vediamo chi ne ha di più nello sprint. Longo Siva cerca di attaccare Iguider, più staccato la Lang dietro, Iguider tiene botta, Longo Siva stringe i denti, tiene, cerca di passare, tiene il marocchino primo, dunque 7:35.00 il tempo di questi 3000 qui a Rieti. Stefano, beh, bellissima volata finale perché Iguider si è allargato un po' pensando che Longo Siva lo volesse passare esterno e quindi ha cercato di ostacolarlo, invece Longo Siva gli si è buttato all'interno ma non ha avuto la forza di superarlo, ha tenuto molto bene nello sprint. 7:35.00. Allora, Marocco per i 3000 metri da Rieti, Abdelhadi Iguider 7:34.99 davanti a Thomas Longo Siva 7:35.28 e poi ancora Kenya, Lavi Lalang sul gradino più basso del podio 7:36.44 e poi Ryan Hill 7:38.64. Iguider si fa un bel personal best. Eh sì, ma anche Longo Siva e no, anche Lalang, scusami, Longo Siva è il miglior tempo stagionale, il suo 7:35, perché il suo personal best è davvero lontano, 7:30.09. Sì. Murtazina, allora il triplo ultimo salto, non possiamo mai riposarci qui, Stefano, andiamo a vedere la Murtazina per quanto riguarda questo triplo al femminile. Eccola qui, 13:85 al su, Murtazina va ad aggiudicarsi il triplo con la misura però di 13:86
davanti alla connazionale Irina Gumeniuk 13.80 e poi Natalia Viatkina Bielorussia 13.72. E qui intanto comincia a calare la sera sullo stadio di Rieti e si cala anche il sipario, caro Stefano Tilli, su questa edizione 2014 del meeting. Un rapidissimo bilancio. Beh, ci aspettavamo un meeting frizzante, così è stato. Come sempre. Abbiamo applaudito e gioito per le prestazioni di Powell e di Gatlin, ma io voglio chiudere con un grandissimo complimento a Federica Del Buono, 2.01.76 sugli 800, e a Matteo Galvan, 32.01, togliendo un record italiano a Pietro Mennea, al quale mandiamo un bacio. E quindi chiudere in chiave Italia mi fa molto piacere. Quindi assolutamente importante per quanto riguarda i risultati degli azzurri, in particolare la Federica Del Buono 2.00.58, un personal best davvero importante negli 800. Bene il record italiano di Galvan, bene Bondarenko nell'alto, bene la velocità con un Gatlin che in questa stagione si è dimostrato l'uomo più veloce, l'uomo da battere. Noi siamo davvero in chiusura, più di due ore dedicate in diretta qui su Rai Sport 2 all'atletica, dedicate a questo 44esimo meeting città di Rieti. Allora, grazie a Roberto Gambutti che ha guidato le telecamere, grazie a Cinzia Perreca, aiuto regia, grazie a Stefano Tilli per avermi accompagnato in questa diretta. Grazie a te Gianfranco e un saluto agli ascoltatori. Grazie ovviamente a tutti, operatori, tecnici, grafici, a tutti coloro che hanno contribuito per questa giornata di sport. Qui da Rieti, a risentirci, arrivederci, sempre su Rai Sport con l'Atletica. Lo spettacolo della prossima stagione di UEFA Champions League, con 128 partite in esclusiva. Tutta la Serie A in diretta, in alta definizione. La Bundesliga in esclusiva, la Premier League e la Liga su Fox Sports HD. Anche dove vuoi con Sky Go. Un'offerta così rimarrà scritta nella storia. Nessuno è come Sky. Scegli Sky Sport o Sky Calcio da €29,90 al mese per 12 mesi, Sky Go incluso. Abbonati a Sky. Chiamaci 020220. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Ma che bella poesia! E tu? Mille se porto un'amica. La languidi brilli. Mille se porto un'amica. Ma Giorgio, non è che ora vai via e ti dimentichi di me? E mille se porto un'amica. La porta l'amica. Brutta, ma la porta. Porta i tuoi amici in Wind. Per te e per loro, chiamate illimitate per 3 mesi e 1 giga al mese per un anno. Accoccolati ad ascoltare il mare. Poeta, ti portano via la macchina. Io me ne andrei. Oh, fermati! Nei negozi Wind. Suo figlio rischia di morire. Lei deve. Della stagione come il capitano Thomas Lorenzo come. E questa è la start list dei 3.000 maschili, ultima gara che chiude un'intensa giornata di atletica leggera, un'intensa giornata qui al 44esimo Rieti Meeting, edizione 2014, e qui siamo di nuovo su Asafa Powell, firma autografi. Il velocista non si sono sottratti ai piccoli fan, questo anche è importante per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda, Stefano, l'atletica. Sì, anche questa doppia premiazione, quindi vedremo. Hanno fatto veramente 200 metri completamente distinti e separati. Questo è un bel 3.000. Abbiamo il campione italiano indoor dei 1.500 e dei 3.000, Abdellah Haidan. E abbiamo Kibiego, un siapista molto giovane e molto promettente. Longo Siwa, terzo a Londra ai Giochi Olimpici nel 2012, sui 5.000 ovviamente. E quindi anche qui una gara impostata dalle lepri che vedremo dove ci porterà. Gara, tra l'altro, quella dei 3.000 che si trova solo in alcuni meeting di atletica, per l'appunto come qui a Rieti, 7,5 giri di pista. E una nutrita concorrenza per questo meeting di Rieti per la vittoria in questa prova, in questi 3.000.
andremo a vedere chi, se gli aggiudicherà gli atleti davvero in grado di salire sul podio. Non mancano le migliori prestazioni del 2014, Ndiku, il keniano, 7:31.66, Kielza, Etiopia, 7:36.28, e poi Farah, Gran Bretagna, 7:36.8, 80 per quanto riguarda questi 3.000. Qui il record italiano. Kenya, Labi, Lalang sul gradino più basso del podio, 7:36.44, e poi Ryan Hill, 7:38.64. Di chitarre si fa un bel personal best. Eh sì, ma anche Longo Siva, e no, anche Lalang, scusami, Longo Siva è il miglior tempo stagionale, il suo 7:35, perché il suo personal best è davvero lontano, 7:30.09. Sì, sì, sì. Murtazina, allora il triplo, ultimo salto, non possiamo mai riposarci qui, Stefano. Andiamo a vedere la Murtazina per quanto riguarda questo triplo al femminile. Eccola qui, 13:85, al su Murtazina va ad aggiudicarsi il triplo con la misura però di 13:86. Davanti alla connazionale Irina Gumeniuk, 13:80, e poi Natalia Viatkina, Bielorussia, 13:72. E qui intanto comincia a calare la sera sullo stadio di Rieti e si cala anche il sipario, caro Stefano Tilli, su questa edizione 2014 del meeting. Un rapidissimo bilancio. Beh, ci aspettavamo un meeting frizzante, così è stato. Come sempre. Abbiamo applaudito e gioito per le prestazioni di Powell e di Gatlin, ma io voglio chiudere con un grandissimo complimento a Federica Del Buono, 2:01.76 sugli 800, e a Matteo Galvan, 32:01, togliendo un record italiano a Pietro Mennea, al quale mandiamo un bacio, e quindi chiudere in chiave Italia mi fa molto piacere. Quindi assolutamente importante per quanto riguarda i risultati degli azzurri, in particolare la Federica Del Buono, 2:00.58, un personal best davvero importante negli 800. Bene il record italiano di Galvan, bene Bondarenko nell'alto, bene la velocità con un Gatlin che in questa stagione si è dimostrato l'uomo più veloce, l'uomo da battere. Noi siamo davvero in chiusura, più di due ore dedicate in diretta qui su Rai Sport 2 all'atletica, dedicate a questo 44esimo meeting città e 82, quindi insomma giornata comunque da incorniciare, anche se non è arrivato al primo posto. Sì, sì, esatto, il 300 è gara inusuale, quindi non l'avevo preparata più di tanto, però sono contentissimo insomma di aver fatto. Senti, io ho detto una stagione strana di Matteo, con alti e bassi, questo è sicuramente un picco altissimo, come mai? Guarda, avevo avuto difficoltà non negli allenamenti ma nelle sensazioni della gara durante la stagione fino agli italiani. Gli italiani sono riusciti con un passaggio lento in 22 secondi, lento per me, a fare comunque 45,5, quindi a chiudere bene. Poi gli europei ho sbagliato in batteria e l'ho pagato in semifinale, quindi siamo buttati via la gara lì. E a Rovereto diciamo che lì fine 300 c'ero, poi mi sono perso un po', insomma lì mancavano magari un po' di stimoli, che ne so, colpa mia anche che magari venivo dalla vittoria dell'anno scorso, quindi che ne so, avevo pochi stimoli. Qui invece ci teniamo perché comunque quella è la mia seconda casa, comunque da lì sono partito molte volte durante l'allenamento, quindi l'ho vista come fosse un allenamento, l'ultima prova della stagione, quindi ho dato tutto e sono riuscito comunque a fare. Senti, descrivimi questo 300 metri, come sei andato via? Guarda, l'idea era comunque di partire forte, passare sotto i 21. Ma tipo un 200, tipo un 4? Sì, 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 l'idea era quella. Ovviamente un po' controllato i primi 50 metri, però dopo nel lanciato fare come fosse un 200 e poi arrivare come si arrivava, l'importante. Bravo, hai girato rotondo fino alla fine. Sì, bravo, bravo. Qui intanto il pubblico a Rieti, ecco, come diceva Manuela, la Manuela moglie Mennea, di sì. Mennea, ovviamente, che ha assistito a questa gara, Manuela Olivieri, in Mennea, avvocatessa che sposò l'uomo di Barletta nel 1996. Dunque un applauso importante quello che ti è arrivato qui dalle tribune di questa tua seconda casa, come dicevi, da quando sei rientrato dalla Florida. Sì, che sì. Indicazione hai tratto da questa stagione? Beh, sicuramente di cercare sempre gli stimoli adatti a me sia in allenamento che in gara, quindi il concetto sarà dell'anno prossimo, sarà cercare nuovi stimoli anche all'estero, seguito ovviamente da Chiara e da tutto il gruppo con cui mi alleno, cercare di lavorare con qualcun altro estero ovviamente,
e trovare, insomma, trovarsi all'estero, insomma, al caldo, e quindi lavorare bene insieme e soprattutto trovare le gare giuste in cui trovi la motivazione di far bene, qualsiasi essa sia, nel senso in qualsiasi... Non ci fa piacere citarlo, è di Jenny di Napoli, 7:39:54 del lontano 96. Soffriamo un po' nel mezzo fondo. Non è una novità in questi ultimi tempi. Ci avviamo dunque alla conclusione di questo intenso pomeriggio, capace di regalare belle soddisfazioni come questo record di Galvan nei 300 metri, record italiano strappato niente un po' di meno che a Pietro Mennea. Quindi una grande soddisfazione. Abbiamo visto anche il tentativo fallito tre volte sui 2:43 di Boran Bondarenko nella prova di alto davanti a Barsham e a Prozenko. Intanto ci ha raggiunto qui proprio Matteo Galvan, capace di strappare il record italiano, il tempo di farlo sedere, di farlo accomodare. Matteo Galvan 32:01 per lui. Stiamo provvedendo a dotarlo di una cuffia, ovviamente, mentre si sta disputando la prova dei 3000 metri. Roviglio di Fili qui in postazione, ma fra poco potremo sentire le prime impressioni, le prime sensazioni di Matteo Galvan, secondo alle spalle di Karol Zalewski nei 300, questa misura, abbiamo detto, atipica. 32:01 il tempo di Galvan, che ha migliorato il suo personale, che era di 32:82. Allora, ben trovato e complimentoni non solo da parte mia ma anche da parte di Stefano. Grazie mille. No, voglio dire, togliere un record a Pietro Mennea, intanto questa prima impressione. Eh sì, non è male. No, è bellissimo, sì, mi dispiace solo essere arrivato secondo, ci teniamo a vincere, comunque il record italiano deve essere sempre alla prima posizione in meeting o quel che sia, quindi mi è dispiaciuto quello, però mi aspettavo di andare bene, non così, e quindi lo raccogliamo e lo prendiamo come stimolo per il prossimo anno. Sì, Zalewski è rinvenuto proprio bene negli ultimi metri, comunque hai fatto una gara davvero eccezionale, hai migliorato il tuo personale, che era di 32. Si parte la stagione, qualsiasi sia l'obiettivo. Senti, adesso facciamo inserire i 300 nel programma olimpico. magari, anche se lì, vabbè, di certo ne mancano molti che non hanno corso oggi, però sicuramente magari potrei dare di più la mia che nei 400 per quest'anno. Che fai adesso? No, adesso basta, volo prenotato per martedì, la vacanza, basta. Meritata vacanza, sì, dunque. Sì, sì. Grazie a Matteo. Bravo, Galvan. Grazie a voi. Tanti questa era la Natalia Viatkina nella prova di salto triplo al femminile. Qui invece siamo sui 3000 maschili. Iguder, Abdelhadi Iguder, Marocco, davanti alla Lang Kenya e Longo Siva, Thomas Longo Siva Kenya. Eccolo qui, la Lang passa, poi Longo Siva, eccolo qui con la maglietta arancio, e davanti Iguder, Abdelhadi Iguder, Marocco. Quindi sono loro intanto a guidare. Ultimo giro per quanto riguarda questi 3000 metri dallo stadio di Rieti, meeting edizione 2014, la numero 44. Iguider contro Longo Siva. Ultimo giro, siamo ai 2:50. Grande prova, assolutamente. Meeting di Rieti che si è aperto ieri con il lancio del martello sull'ottavo, il nostro Nicola Vizzoni. Qui siamo invece, attenzione all'attacco, Longo Siva, dunque vediamo chi ne ha di più nello sprint. Longo Siva cerca di attaccare Iguider, più staccato la Lang dietro. Iguider tiene botta, Longo Siva stringe i denti, tiene, cerca di passare, tiene il marocchino primo, dunque 7:35:00 il tempo di questi 3000 qui a Rieti. Stefano, beh, bellissima volata finale, perché Iguider si è allargato un po' pensando che Longo Siva lo volesse passare esterno e quindi ha cercato di ostacolarlo, invece Longo Siva gli si è buttato all'interno ma non ha avuto la forza di superarlo, ha tenuto molto bene nello sprint. 7:35:00. Allora, Marocco per i 3000 metri da Rieti, Abdelhadi Iguider 7:34:99 davanti a Thomas Longo Siva 7:35:28 e poi ancora